tutti da Gabriele e questo è il mio canale dedicato alla programmazione AED9. Se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo immediatamente, pena il linciaggio. Fate sapere anche eventualmente ai vostri colleghi che esistono questi video, conto su di voi. E nel video di oggi volevo mostrarvi sostanzialmente dare una risposta ad una domanda che spesse volte mi viene fatta. Ovvero, la domanda in questione è: quando io devo realizzare dei movimenti lineari in programmazione, ma sono obbligato a indicare il comando L, che normalmente attribuiamo a linea, attribuiamo a linea, è vero, sono anche io il primo che lo definisco linea, più correttamente sarebbe interpolazione lineare. Comunque mi viene chiesto, ma se io scrivo una quota così, linea Y100, piuttosto che scrivere direttamente Y100 senza indicare la L dell'interpolazione lineare, mi viene chiesto, cambia qualcosa? La risposta è sì. La risposta è sì e bisogna prestare un po' di attenzione. Allora, vediamo innanzitutto la prima differenza. La prima differenza è che con il comando linea, trattandosi di interpolazione lineare, a me è concesso di indicare anche più assi contemporaneamente, perché appunto verranno interpolati tutti gli assi coinvolti per passare dal punto iniziale al punto finale del mio spostamento. Quando invece non indico la L dell'interpolazione lineare, che normalmente chiamiamo tutti linea, in realtà succede che non mi viene concesso programmare un secondo asse, quindi io devo scegliere se voglio muovere l'asse X o se voglio muovere l'asse Y. Non mi viene concesso di programmare nello stesso blocco più assi lineari contemporaneamente. Quindi questa qui, diciamo, è la prima differenza, direi abbastanza evidente, che possiamo riscontrare. E fin qui potrebbe essere semplicemente visto come una scocciatura. In realtà il ruolo della, diciamo a questo punto, della linea al posto dell'interpolazione lineare è anche un altro. Allora vediamo un po'. Io ho questo pezzettino qui, che non è un granché fantasioso, con l'origine posta in quest'area qua. Quindi la Y è X al centro del pezzo e la Y è su questo, è sul profilo superiore, ok? E ha una dimensione, si sviluppa fino a una Y-120 e io a meno 100 intendo realizzare la mia fresata. Sono già posizionato fuori dal pezzo, se lo rivediamo siamo qui. A questo punto voglio realizzare una lavorazione in compensazione raggio. Quindi dovrò accostarmi alla quota 100 per poi muovermi verso la X meno. E quindi la prassi prevede che io mi posizioni a Y meno 100 con un movimento di interpolazione lineare, quindi mettendogli la L davanti, e a questo punto mi viene chiesto se intendo posizionarmi a sinistra o a destra rispetto alla quota programmata. Io indicherò sinistra perché poi per muovermi fino alla quota X meno 130 per realizzare questa piccola fresatina avrò appunto l'utensile a sinistra rispetto al profilo che ho programmato. E fin qui tutto ok. Ipotizziamo che io adesso voglia scendere in Z e fare anche una passata di ritorno, perché decido di non preoccuparmi troppo della concordanza o discordanza, ma intendo ottimizzare i riposizionamenti. A questo punto io però non posso scendere direttamente alla successiva quota Z e poi rispostarmi lungo l'asse X, perché questo vincolo dell'utensile a sinistra rispetto alle quote programmate farà sì che si genera questa cosa qua,
io direi che non è quello che io intendo realizzare. E quindi cosa dovrò fare in realtà? Giunto alla quota X meno 130, dovrò sganciarmi per abbandonare la compensazione raggio, per poi, risolto il posizionamento in Z, riagganciarmi la compensazione indicando questa volta che sarò a destra del profilo programmato. E allora a questo punto potrò poi salire a X 130 stando a destra del profilo. Quindi realizzo la fresata, mi sgancio per abbandonare la compensazione, la riaggancio come compensazione destra. E quindi questo è quello che accade con delle interpolazioni lineari. In questo caso io ho comunque programmato degli assi singoli, ok? Ma comunque con interpolazioni lineari io potrei anche programmare più assi contemporaneamente. Ora vediamo la stessa lavorazione, ma realizzata non come interpolazione lineare, ma indicando semplicemente che dopo aver posizionato il mio asse mandrino, senza dare la L di linea, che sarebbe appunto interpolazione lineare, indico che voglio raggiungere la quota Y-100. Ora premo Ent e troveremo subito la prima differenza. Vedete che i soft key non mi parlano più di compensazione raggio sinistra o destra, ma mi parlano piuttosto di un R più e di un R meno. Cosa significa questo più o meno rispetto alla di fronte alla R? Anzi, successiva alla R. Indica se io voglio posizionare quindi il mio centro fresa più indietro rispetto alla quota programmata o più avanti. Ora poi mi sposto, perdona, non volevo fare un lineare, mi sposto ad una X meno, di nuovo senza l'istruzione della L di interpolazione lineare, e vediamo cosa accade. Quindi raggiungo la quota Y-100. Vedete, sono nella stessa identica posizione di prima, ma non ho indicato che sarò a sinistra del profilo, ma ho indicato che il mio centro fresa dovrà stare più indietro rispetto al tagliente. Quindi vai a meno 100 mettendomi l'utensile più indietro rispetto a questo profilo. Per vederlo opposto, se io indicassi R più, quindi rispetto a questo Y-100 che io ho programmato, tu la fresa posizionamela oltre. Vediamo che arriva. Eccolo qua. Ok? Quindi questa è già una grossa differenza, non da poco. Quindi se non sono in interpolazione lineare, ma su questo semplice movimento lineare su un singolo asse, il dialogo non è più su una compensazione raggio destra o sinistra, ma piuttosto su un per fermare l'utensile in anticipo o successivo al punto che ho programmato. E quindi è così. Infatti vedete che arrivo a 100 e in realtà anche questo 100x-100 viene calcolato in anticipo, quindi il mio utensile si ferma prima di raggiungere la quota x-100, o meglio ci arriva con il tagliente. Se io volessi estendere quindi questa traiettoria per portarla oltre, mi sarà sufficiente indicare un R più sulla quota x-100. In questo modo vedete che l'utensile quindi posiziona il centro fresa oltre quel punto e il tagliente sarà appunto sulla quota programmata di x-100. Questo meccanismo di anticipo e ritardo mi permette, per esempio sulla lavorazione che abbiamo fatto prima, mi permette quindi di scendere direttamente con l'asse Z, posso indicarlo come lineare oppure esattamente come ho programmato gli assi precedenti, posso indicarlo così. E io a questo punto posso di nuovo eseguire la mia fresata in direzione X100.
Quindi vediamo cosa accade. Preso. Come mai mi fa questa cosa qua? Mi fa questa cosa qui perché io ho volutamente forzato, indicando che poi all'X100 ci voglio tornare, ma di nuovo con un'istruzione di interpolazione lineare, e questo crea dei problemi. Quindi se in realtà sto lavorando con questo metodo, dovrò continuare a indicare le quote senza il riferimento L di interpolazione lineare. Quindi bisogna fare molta attenzione a quando si mischiano le interpolazioni lineari con dei semplici movimenti, chiamiamoli comunque lineari, perché è diversa proprio come viene interpretata la lavorazione con la compensazione raggio. Quindi io a questo punto potrei anche tranquillamente, raggiunta la mia posizione Y100, scendere in Z, eseguire la mia fresata. Qui di per sé non mi era necessario indicare anche qui l'R+, perché mantiene attivo l'ultimo definito, quindi l'R+ che c'è già sulla riga precedente. Quindi io a questo punto potrei anche richiudermi questi pochi blocchi all'interno di una label e farla ripetere il numero che mi occorre di volte. In questo modo riesco a realizzare, diciamo, questa spazzolata su questo lato del pezzo, comunque ragionando su una sorta di compensazione raggio, ma senza avere la, diciamo, la scomodità del dovermi sganciare per annullare la compensazione per poi riagganciarmi destra in questo caso. Ok, quindi lo scrivere o non scrivere la L di interpolazione lineare in realtà apre a possibilità differenti e decisamente volute da parte di chi ha compilato questo sistema operativo, questo linguaggio di programmazione. Quindi prestate molta attenzione a quello che dovete realizzare. Questo era un esempio molto sciocco così di spazzolatura, però effettivamente è una di quelle applicazioni in cui si può forse vedere immediatamente quale può essere una delle utilità di questo tipo di programmazione. Però appunto prestate molta attenzione al se state programmando come interpolazione lineare oppure no. Tanto più che se io mischiassi le cose mi si creano dei problemi. Avete visto prima che ho indicato quindi poi uno spostamento in X di nuovo come interpolazione lineare, e questo R1 attivo in realtà ha creato quel problema di quella, concedetemi, la zappata sul mio pezzo. Cosa analoga accade anche se io sto programmando invece con una interpolazione lineare e con il mio normalissimo comando di compensazione raggio sinistra, perché se poi io volessi raggiungere la quota 100 che ho programmato io non come comando di interpolazione lineare ma come semplice x-100, mi viene comunque data la possibilità di indicare un R+ e un R-, ma in realtà il controllo litigherà con la nostra programmazione, si bloccherà dandoci appunto un allarme, e se lo andiamo a vedere dimostra che la correzione del raggio R+ o R- non può essere impiegata con un RL o un RR attivo. Quindi prestate molta attenzione. Anche questo, non so quanti di voi si erano mai accorti di questa possibilità, in realtà è una possibilità che c'è direi dall'epoca Ming. Sicuramente utile in tutta una serie di situazioni, bisogna però appunto prestare attenzione a quello che si scrive e come lo si scrive. Ok, ora lo rimetto com'era, scendo, eseguo la mia fresatura fino a x-100, ridiscendo come movimento lineare in Z e di nuovo risalgo alla X.
Ok, e a questo punto di nuovo il mio callable 1 ripeti x numero di volte. Vediamo se l'ho ricompilato corretto, perché poi non mi piace lasciare le cose a metà. Ok, perfetto. Spero di avervi anche in questa occasione mostrato una cosa che non conoscevate. E vi ricordo appunto di imparare ad usarla eventualmente, ma di prestare attenzione quando abbinate delle istruzioni con dei comandi di interpolazione lineare e con delle invece dei movimenti lineari che non prevedono un'interpolazione tra più assi. Detto questo, ho finito. Arrivederci al prossimo video. Ciao ciao. Iscrivetevi a sto canale.